Come è nato il progetto TG39? TG39 è una cava. Quindi che cosa è successo? È successa questa cosa molto semplice, che un'azienda che si chiama Azienda Verde, che è di proprietà di Bergamo Pulita, quindi un'azienda che tratta rifiuti, acquista un terreno a Telgate da parte di un proprietario che si chiamava Azienda Agricola Verde SRL. Lo propone nel piano cave della provincia di Bergamo, dicendo: proponiamo di realizzare là un ambito estrattivo. Questo ambito estrattivo passa nel 2004 alla fase provinciale, nel 2008 alla fase regionale. Una volta che Azienda Agricola Verde, anzi Azienda Verde, ottiene l'ambito estrattivo a TG39, perché è stato approvato il piano cave regionale, che cosa succede? Succede che il privato, quindi Azienda Verde SRL, tira fuori dal cappello il progetto di discarica e dice: guardate, noi dobbiamo adesso realizzare una discarica. E quindi la cava che cos'è? Semplicemente il mezzo che ci serve per realizzare la discarica. Il cavatore, anzi il proponente, Azienda Verde, dice: io non sto realizzando una discarica, sto recuperando una cava, perché c'è una cava, volete non recuperarla. Tant'è vero che se voi andate a leggere lo studio c'è scritto proprio quello, dice: io non sto realizzando una discarica, sto semplicemente recuperando un ambito estrattivo. Ma questa è una falsità, cioè, non ci sono, adesso che l'ambito non esiste nessuna cava lì dentro. Ecco dov'è la speculazione. Cioè nel 2010, a piani approvati, piano cava approvato, il cavatore tira fuori il progetto di discarica. Infatti il progetto è stato presentato nel giugno 2010 ed è in discussione adesso, perché poi è stato nuovamente integrato. Ecco un altro aspetto di queste speculazioni: si nascondono i progetti di discarica dietro i progetti di cava, si fa passare una cava e poi successivamente si dice: beh, adesso dobbiamo riempire di qualche cosa, e quindi si tira fuori il progetto dei rifiuti, quindi si tira fuori, si trasformano in discariche dei rifiuti, e questo è francamente inaccettabile. Io lo ritengo personalmente una presa in giro dell'intelligenza dei cittadini. Sicuramente quello un tempo era un'azienda agricola, oggi questo è un terreno che vale tantissimo, perché vale in quanto terreno in cui si caveranno 2.400.000 metri cubi di sabbia ghiaia, e successivamente si guadagnerà una seconda volta perché si collocheranno 2.800.000 tonnellate di rifiuti. Per cui questo è un grandissimo business che parte da un terreno agricolo in un'area che doveva essere tra l'altro il polmone verde che separava tre paesi che sono ormai tra loro conurbati, ok? E diventa di fatto una discarica, quindi il privato in sé ha fatto un enorme profitto da questa operazione, i cittadini però ne pagano tutte le conseguenze e tutti gli impatti. Questa è la realtà della TG39 di Telgate. Se noi andiamo a vedere la quantità di rifiuti che avrebbero collocati in questa discarica, 2.800.000 tonnellate, e le dividiamo per i 7 anni di operazione di questa discarica, vedete che troveremmo che ogni anno verrebbero collocati 400.000 tonnellate di rifiuti, che è esattamente il fabbisogno di rifiuti inerti della provincia di Bergamo. Quindi questa è un'operazione strategica. Peraltro il proponente di questa discarica è Azienda Verde, che è di proprietà di Bergamo Pulita, che è il gestore di Cava Biancinella per la parte di discarica. E presumiamo che l'azienda locale sarebbe stata coinvolta nella fase di escavazione di questo ambito estrattivo. Quindi le nostre perplessità sono molto forti. Ora, noi che cosa chiediamo concretamente? Prima di tutto chiediamo che i consigli comunali della zona, quindi di Telgate, di Palazzolo sull'Oglio, di Palosco, si esprimano all'unanimità per chiedere la sospensione del progetto. Sospensione vuol dire delle cose molto concrete, vuol dire: uno, che si attenda che le indagini facciano il loro corso e che arrivino quantomeno a acclarare tutte le responsabilità rispetto a quest'opera. Due, che Regione Lombardia fissi dei criteri un po' più stringenti per il rilascio delle autorizzazioni per le discariche, perché oggettivamente lasciare che siano i privati a individuare, a autolocalizzarsi le discariche e poi magari ad attivare meccanismi come quelli che si sono visti a Cappella Cantone è francamente inaccettabile. E tre, che imponga dei controlli molto più stringenti, molto più forti durante l'attività e di escavazione e di conferimento di rifiuti. Vi do solo un dato che secondo me è molto significativo. Nella discarica di Telgate verrebbero collocati ogni giorno da 500 metri cubi a 1.800 metri cubi di rifiuti inerti. E la legge attualmente vigente, quindi il decreto ministeriale del 27 settembre 2010, prevede che i controlli verrebbero fatti almeno una volta all'anno. Ora, voi pensate a una discarica in cui vengono collocati 400.000 metri cubi di rifiuti ogni anno, avendo un numero di camion in ingresso e uscita che va da 50 fino a 200 al giorno, e che collocano 74 diverse tipologie di rifiuti
inerti di varia natura, alcuni di questi che provengono tra l'altro dagli impianti di incenerimento, voi immaginate se il tema dei controlli adesso non diventa ancora più forte. Quindi noi questo chiediamo che adesso questo procedimento venga sospeso. Le stesse perplessità che sono state sollevate a Cappella Cantone sono le perplessità che noi abbiamo dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista dell'impatto sul rumore, dal punto di vista dell'impatto sulla qualità dell'aria, dal punto di vista delle distanze rispetto agli insediamenti di privati cittadini che si trovavano fuori casa ad avere un'opera di questo tipo. Dov'è la politica nel momento in cui nel chiuso delle stanze regionali si decide che a Telgate sulla testa dei cittadini siano realizzate le discariche? Queste sono delle vere e proprie speculazioni sul territorio, fatte da privati e autorizzate dalla politica. È venuto il momento di dire basta a queste cose, perché esistono dei cittadini, esistono degli enti locali che devono essere coinvolti direttamente nelle fasi di elaborazione di questi processi. Questo è quello che noi chiediamo, che ci faccia una legge in cui l'ente locale abbia voce in capitolo quando si devono stabilire la collocazione di questi centri commerciali, quando si devono stabilire l'ubicazione delle discariche, quando si devono stabilire l'insediamento di questi grossi impianti industriali. Questo oggi è necessario, perché altrimenti il risultato attuale qual è? Soprattutto e le indagini, questo lo metto in evidenza benissimo, che la collusione poi tra il privato e il soggetto pubblico porta poi il privato a diventare lui stesso il regolatore, lui stesso decisore di dove devono essere realizzate queste opere. E questo per noi è francamente inaccettabile.